A me preme esprimere un concetto molto, molto semplice, anche perché le esperienze personali poi diventano fondamentali e non possono non cambiarti la vita quando poi, magari nella tua professione no, o nel tuo impegno politico, come nel mio caso, toccano temi che riguardano la vita e la morte. Quindi io credo che DJ Fabo ha fatto una scelta. Cioè, ha scelto di essere assistito nel suo suicidio andando in Svizzera. Poteva percorrere una strada che aveva già percorso per Giorgio Welby. Cioè, io la sto chiamando in queste ore la via italiana per Ecco, non spieghiamo la soffrire. differenza La via rapidamente. Qual è la italiana. differenza fra il suicidio assistito in Svizzera e la strada che lei chiama la via italiana? La via italiana è quella via che abbiamo già percorso con il Partito Radicale, con Marco Pannella. E cioè la sospensione della respirazione artificiale. Quindi Fabo era Formalmente c'ero attaccato, io. Fabo respirava artificialmente, così come era attaccato come Luca Qual è la Coscioni. differenza? Ma non è Io, vero, non sì, è vero, no, però scusate, prima che non è vero. passiamo, che cosa, qual è, chi c'era o chi non c'era, è capato, lei conosce No, non è benissimo vero la che differenza respirava tra... Va artificialmente, semplicemente non è vero. bene, No, qual è la differenza, era, tolto il caso di Welby, qual è la allora, differenza secondo lei fra andare a suicidarsi e togliere il Fabo era respiratore? attaccato a un ventilatore, però la sua, se tu procedevi allo scuffiamento, cioè a togliere l'aria dalla trachea, poteva parlare ovviamente con un'autonomia Certo, ridotta limitata. rispetto, questo per tutti ovviamente i tracheotomizzati. Lui si nutriva artificialmente con la nutripompa. Quindi la scelta importante, condivisibile, legittima. Qual è la differenza grossa che vede? Le devo chiedere in un secondo, qual è la differenza fra Abbiamo morire con percorso. un gesto consapevole, No, la finalità. volontario e morire con la No, sospensione dell'ausilio? la finalità è per il malato non fa Ecco, differenza se perché per lei è morire diverso? in 2 giorni, se morire in un giorno o se morire in poche ore. È l'impatto che abbiamo voluto dare, per esempio, con gli 88 Cioè lei giorni. dice è totalmente diverso, ho No, non è capito. totalmente diverso. Per il malato, o il suicidio assistito, o l'eutanasia, o la desistenza terapeutica, per il malato la finalità è la stessa. Per chi rimane Chiarissimo, e però per i non si medici. viola.